però vorrei che mi raggiungesse Giuliana Coppola, che lì in fondo è Tiziana Cazzato, perché la giuria non l'abbiamo dichiarata. Quindi un applauso per Giuliana Coppola, personalmente per me è un video di Giuliana Coppola, che avevo letto e che ho detto tutte le volte, grazie a tutti per l'intervento. Tiziana Cazzato sono due delle componenti della giuria, e poi gli altri sono Giuseppe Tracca, che è la casa editrice della Giovella, che ha partecipato a questa nostra iniziativa pubblicando il libro, quindi è stato un impegno molto importante, ringraziamo la casa editrice, e Giorgia Ettore, che è scrittrice, sarà presente nel corso del festival e sarà presenterà anche il suo libro. E quindi chiamo Giuliana Coppola qui accanto a me. Allora, vincitore del biennio è Donato Brebe. E noi consegniamo il libro e anche la carico a Zucchini, la nostra collaboratrice. Secondo me, qualcuno è stato in particolare segnato. Come
Allora, non me ne vogliate, ma per questa storia ho molto rifatto. Non lo so neanche perché, non lo so. Ho molto rifatto e ho tanto desiderato adesso che tu te la facessi. Ce l'hai fatta e le storie rientrano dentro. E adesso a te, amici, com'è che ti è nato questo pensiero? La storia è nata perché Reto è diciamo, il posto che più amo dell'universo e perché da sempre mi è piaciuta la leggenda delle vergini, che è una leggenda che si sente non è inventata da e un po' mi domandavo come, diciamo, come mai mi sono fatto tutto da dentro e come avessero vissuto il momento. Però adesso la storia l'ho pubblicata il mio amico che è morto pochi giorni fa. Perché è vero che avrebbe dovuto avere tante volte. Ma... Allora, quindi, a Caravaggio tengo 18 ore di suoi libri, consegnato dalla professora. Finalmente decida in modo che abbia la distanza.